Benvenuti e benvenute alla nuova puntata di Scacco Matto, il podcast di geopolitica.info. Con Scacco Matto parliamo della vicenda che sta catalizzando l'attenzione di osservatori e protagonisti della realtà internazionale, la sfida all'ordine liberale. Affronteremo le soluzioni adottate in sua difesa dagli Stati Uniti e dai loro alleati, così come le ragioni dell'insoddisfazione e le politiche dei suoi principali sfidanti, Cina, Russia ed Iran. Sono Mattia Patriarca, collaboratore di geopolitica.info. In questa puntata parleremo del modello cinese di Internet Governance, inteso sia come forma di sovranismo digitale, sia come sistema di controllo sul fronte interno. Il nostro primo ospite oggi è Simone Pieranni, giornalista per Il Manifesto, esperto di Cina ed autore di diversi libri, tra i quali, ricordo, Il nuovo sogno cinese, Cina globale e Red Mirror. A Simone Pieranni chiedo: oggi la Cina sfida gli Stati Uniti per la leadership tecnologica globale. Al centro della disputa vi sono intelligenza artificiale, Internet of Things, 5G, smart cities e in generale tutto ciò che è correlato con la sfera digitale. Sul piano interno, lo sviluppo di questa industria digitale, sommato alla vastità della popolazione, ha fatto della fabbrica del mondo cinese una fabbrica di dati. Le informazioni di milioni di cittadini sono trasmesse ed elaborate attraverso i sempre più numerosi dispositivi connessi alla rete, fornendo una risorsa preziosa nelle mani del governo centrale. In che modo la nuova industria digitale cinese si configura anche come sistema di controllo e sicurezza sul piano nazionale? Lo sviluppo tecnologico cinese viene utilizzato dal Partito Comunista Cinese per proseguire nell'opera di controllo e di sorveglianza che in realtà veniva effettuato anche in precedenza. Il mantenimento della stabilità è la cosa più importante per il Partito Comunista Cinese e quindi la tecnologia fornisce la possibilità, attraverso l'accesso ai dati rilasciati dai cittadini attraverso le app e raccolte anche attraverso invece altra strumentazione, come ad esempio sono le videocamere a riconoscimento facciale e che sono ormai ovunque nelle città cinesi e non solo nelle vie, nelle strade, perché sono anche all'interno di negozi, all'interno dei compound abitativi. Tutta questa mole di dati viene utilizzata dal Partito Comunista Cinese per un controllo sociale che si esplica poi in alcune direttrici principali. Innanzitutto bisogna dire che anche i dati delle aziende private in Cina sono sottoposte eventualmente al controllo del Partito Comunista, nel senso che nel momento in cui il Partito Comunista richiede questi dati, le aziende private ne ridanno, anche perché la crescita di queste aziende dipende moltissimo dal cosiddetto sovranismo digitale, cioè dal fatto che la Cina considera la rete come se fosse un territorio geografico e fisico e quindi pone su quel territorio le proprie leggi e soprattutto esclude chi vuole escludere da quel territorio. Quindi il fatto che le più importanti aziende internazionali, come ad esempio Facebook, YouTube, Google, non abbiano accesso in Cina ha favorito enormemente quelli che oggi sono i campioni del digitale cinese, vari Alibaba, eccetera. E questo ha permesso quindi a queste aziende di diventare grandi, forti e di fare molti soldi. E quindi nel momento in cui il Partito Comunista Cinese chiede quei dati non c'è assolutamente alcun problema a consegnarli da parte di queste aziende. Tutto questo ammasso di dati che la Cina raccoglie è utilizzato poi anche per altri metodi di controllo sulla popolazione. Uno sarà senza dubbio quello relativo alle smart cities. Proprio nel mese di aprile c'è stato un'accelerazione per quanto riguarda ad esempio l'area di Xiongan, che per Xi Jinping, che l'ha voluta lui stesso di persona, rappresenterà l'esempio di cosa intenda la Cina per smart cities per tutta l'Asia, in realtà per tutto il mondo, perché poi in questi progetti collaborano e cooperano anche molte aziende non solo asiatiche ma anche occidentali. Lo scopo è quello di creare delle città sostenibili ma ipercontrollate attraverso proprio la mole di dati che si riesce a raccogliere anche semplicemente sul passaggio delle persone in alcune strade, oltre che i dati raccolti attraverso le app e le videocamere a riconoscimento facciale.
Un'altra possibilità che il Partito Comunista ha di utilizzare questi dati è per il cosiddetto sistema dei crediti sociali, che in questo momento, per quanto riguarda le blacklist, perché non esiste ancora un sistema di crediti sociali unificato a livello nazionale, per quanto riguarda le blacklist, in realtà in questo momento la Cina raccoglie solo i dati che già raccoglieva prima di questa grande evoluzione tecnologica, e sono per lo più dati di natura amministrativa, penale o burocratica e fiscale. In alcune città però, dove sono stati lanciati invece dei progetti di sperimentazione di crediti sociali più vicini a quelli come sono stati intesi in Occidente, no? Si è parlato molto di vita a punti, che in realtà è una cosa vera, ma rispetto solo ad alcuni progetti in corso, alcuni dei quali sono anche stati bocciati direttamente dalla Banca Centrale Cinese, che li ha ritenuti un po' troppo in là nei meccanismi di raccolta dei dati. Però ecco, il sistema dei crediti sociali è sicuramente un sistema dove nel quale i dati che possono essere raccolti online e offline, attraverso cioè le videocamere a riconoscimento facciale, soprattutto in giro per le città, possono diventare un ulteriore strumento di controllo sociale, e possono anche in futuro diventare uno strumento con il quale si decide, ad esempio, l'accesso o meno alle smart cities cinesi. Cosa significa? Che potrà vivere nelle smart city chi presumibilmente avrà i soldi per permetterselo, ma anche chi, secondo il Partito Comunista, è affidabile, e l'affidabilità verrà giudicata attraverso appunto l'analisi di tutti i dati che il Partito Comunista riesce a mettere insieme su una persona soltanto o su più persone. Ringrazio Simone Pieranni per questa interessante panoramica su come il governo cinese si serva nello sviluppo tecnologico, come nel caso delle smart cities, per affermare il suo controllo sullo spazio digitale nazionale. Il secondo ospite con noi oggi è Riccardo Nanni, dottorando in scienze politiche all'Università di Bologna e collaboratore per geopolitica.info, al quale pongo la seguente domanda. La Cina compete per essere la nazione guida dell'innovazione tecnologica. Accanto al suo sviluppo economico e tecnologico, però, essa proietta l'ombra del suo regime autoritario, distante dai modelli politici di Stati Uniti ed Europa. L'autoritarismo cinese si declina anche sul piano della governance di Internet. La Cina propone un sovranismo digitale, dove i contenuti ritenuti nocivi sono lasciati fuori, mentre i dati interni sono gelosamente custoditi nei server nazionali. Possiamo dire che, oltre alle proprie innovazioni tecnologiche, la Cina promuova un nuovo modello di governance di Internet? Quanto esso può essere pervasivo al di fuori dei confini cinesi? Dunque, intanto grazie per la domanda. È sicuramente complessa, quindi penso che valga la pena, senza scendere troppo nel formale, di suddividere la questione su due livelli. Il primo livello è quello che possiamo chiamare Internet come infrastruttura, quindi sia la sua parte fisica, fatta di cavi, antenne, satelliti, eccetera, sia la sua parte fatta di standard e di protocolli, ecco, che permettono la trasmissione dei dati via internet. Questa è una parte. E poi possiamo vedere un secondo livello, che è quello di internet come esperienza, chiamiamolo così, cioè quello che noi come individui, come utenti, possiamo fare su internet, quindi tramite i browser, tramite le piattaforme e quant'altro. Su questo secondo livello sicuramente vediamo una Cina molto proattiva, una Cina che ha un suo modello di governance, e un modello di governance che è soprattutto molto attrattivo per i regimi autoritari del mondo. Vediamo una Cina che tende a controllare molto fortemente i flussi di informazione all'interno dell'infosfera, usiamo anche qui una parola con un significato poco definito, ma che ci aiuta a capire. E vediamo una Cina appunto che vuole fortemente controllare le informazioni che circolano nella sua infosfera domestica,
vediamo una Cina che custodisce gelosamente i dati dei cittadini cinesi con leggi che impongono di preservare i dati in data center e server presenti sul territorio cinese. Però per quanto riguarda il piano tecnico, esistono degli enti e dei processi di standardizzazione tecnica in cui gli stakeholder cinesi, su tutti sicuramente possiamo ricordare Huawei, stanno partecipando con un certo successo. Riescono a portare le loro soluzioni tecniche, vederle approvate e riescono a lavorare sullo stesso piano di grandi aziende americane quali Cisco, grandi aziende europee quali Ericsson. E quindi non c'è un incentivo né per il governo cinese né per le aziende o più in generale gli stakeholder cinesi a cambiare questo tipo di sistema. Quindi, per riassumere un po', sulla parte tecnica vediamo che gli stakeholder cinesi accettano un po', fanno proprio il sistema esistente e lavorano al suo interno e riescono a portare una certa influenza, un certo peso. Certamente non sapremo mai in che misura Huawei è realmente indipendente dal governo cinese, vediamo un governo cinese che è sempre più controllante nei confronti delle aziende e possiamo pensare che in realtà le aziende private non siano altro che un grimaldello del governo cinese per rendere più statocentrici anche i processi di governance multi-stakeholder. Questa però non è una cosa che appare all'interno degli enti di standardizzazione, quello che appare in realtà è un rapporto dialettico anche fra gli attori cinesi privati e gli attori cinesi di proprietà pubblica. Dove il governo cinese gioca sì magari un ruolo di coordinamento, ma non più grande di così, non un completo controllo. E dove vediamo invece un controllo estremamente forte è, torno a dire, l'infosfera, quindi l'internet come esperienza. Quindi vediamo un governo cinese che censura i vari Facebook, Google, WhatsApp e promuove invece le piattaforme domestiche come WeChat, una su tutte, Baidu come motore di ricerca. Quindi su questo secondo piano, quello dell'internet come esperienza, che torno a dire è un termine inesatto, però ci aiuta a capire, vediamo sicuramente un governo cinese che si pone come modello per altri governi autoritari nel mondo. Chiaramente questa suddivisione su due livelli è puramente concettuale, puramente idealtipica. Naturalmente le due sfere sono estremamente, i due livelli sono estremamente interconnessi fra di loro e sicuramente ciò che avviene su un livello influenza ciò che avviene nell'altro e dipende da ciò che avviene nell'altro, ok? Quindi la distinzione che sto facendo è puramente idealtipica e la Cina nella governance tecnica sappiamo che si sta impegnando tantissimo anche all'interno dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, quindi è statocentrica, non è multi-stakeholder come gli altri enti coinvolti nella governance di Internet, su tutti l'ITF e ICANN. Però, diciamo, in maniera idealtipica, questa distinzione duale ci permette di cogliere la complessità del comportamento e del governo cinese e degli stakeholder pubblici e privati cinesi. Ringrazio Riccardo Nanni per questa dettagliata disamina sul modello cinese di Internet Governance. È interessante notare la complessità ed il ruolo che in esso hanno le grandi aziende tecnologiche assieme al governo. In questa puntata è emerso come la Repubblica Popolare Cinese abbia sviluppato un modello alternativo di Internet Governance basato sul dominio dei flussi dei dati, inteso sia come controllo dei dati dei cittadini, sia come controllo degli accessi alla rete nazionale. In tale contesto, grande rilievo assumono le aziende tecnologiche nazionali, insieme ai nuovi sistemi di sorveglianza portati dal progresso tecnologico, in
grado di alimentare una forma di sovranismo che usa i dati come materia prima per ragioni di sicurezza nazionale e competizione economica e che sfida l'ordine liberale sul piano digitale. Questa puntata di Scaccomatto finisce qui. La prossima parleremo di integrazione economica e securitaria nell'area dell'Indo-Pacifico.